Sulle Ande cilene, il consorzio paneuropeo ESO sta costruendo il più grande telescopio ottico del mondo, ELT, una sigla che significa semplicemente telescopio estremamente grande. Per un grande telescopio ci vuole un grande specchio, naturalmente, ma quello principale da 39 metri di diametro di ELT non può essere fatto di un pezzo unico. Sarà invece composto da un sofisticato mosaico di 798 segmenti esagonali. Tutti questi vetri, più 133 extra di scorta, devono essere rivestiti da una patina riflettente per farli diventare specchi veri e propri. Prodotti in Europa, i segmenti grezzi arrivano allo stabilimento tecnico ELT nel deserto di Atacama, in Cile. È qui che avviene il rivestimento, un processo che è stato meticolosamente testato, documentato e ottimizzato, poiché verrà ripetuto, con alcuni adattamenti, migliaia di volte nel corso del ciclo di vita di ELT. In un'area pulita, gli ingegneri dell'ESO ispezionano i singoli pezzi ed eseguono un controllo dettagliato del loro stato di salute, verificando che i segmenti rispondano meccanicamente come previsto. Una serie di componenti elettronici vengono aggiunti al supporto del segmento prima che venga eseguito un controllo di pulizia approfondito. Se il test ha esito positivo, tolta la pellicola protettiva, uno strumento controlla la qualità della superficie, cercando qualsiasi difetto che sia nuovo rispetto alle condizioni in cui lo specchio è uscito dalla fabbrica. Se viene ritenuto in buone condizioni, si procede subito con il rivestimento. In caso contrario, viene lavato manualmente e poi ispezionato nuovamente finché non risulta soddisfacente. Ora il segmento di specchio è pronto per la parte più importante del processo, il rivestimento. Durante questa fase, in un impianto apposito, vengono applicati, atomo per atomo, strati sottilissimi di cromo, argento e silicio, che conferiscono al segmento la sua superficie lucida e quindi le sue proprietà riflettenti. Nello specifico, il rivestimento è costituito da uno strato di nitrato di nickel cromo, spesso 6 nanometri, sul quale vengono depositati 110 nanometri di argento e infine ancora mezzo nanometro di nitrato di nickel cromo. Per dare un'idea delle dimensioni, la carta stagnola usata in cucina è spessa circa 16 micron, che equivalgono a 16.000 nanometri. L'ultimo strato è di nitrato di silicio, sostanzialmente vetro, che impedisce la corrosione dello specchio. Conclusa l'operazione di rivestimento, gli ingegneri dell'ESO controllano attentamente il segmento per assicurarsi che il suo livello di riflettività, a varie lunghezze d'onda, soddisfi i requisiti di qualità previsti dalla progettazione di ELT per ottenere dati scientifici della migliore qualità. Il passo successivo è integrare i sensori di margine e il relativo cablaggio, oltre a eseguire test elettrici. Questi sensori sono utilizzati per allineare la posizione relativa del segmento di specchio con una precisione nanometrica rispetto ai suoi vicini. Il segmento è ora pronto. Può essere riposto nel suo contenitore e conservato su scaffali antisismici, in attesa di diventare parte dello specchio da telescopio più grande del mondo. Per completare il rivestimento di tutti i 798 segmenti serviranno un paio d'anni. Dopodiché altre sfide ingegneristiche attendono il telescopio, la cui entrata in funzione è prevista nel 2028.